Questa meditazione sciamanica fa parte di un ciclo di 5 meditazioni basate sulla guarigione spirituale. Quando il nostro essere spirituale soffre a causa della nostra disattenzione, si crea il terreno per lo sviluppo di molti problemi. Pratica questa meditazione ogni volta che senti la necessità di recuperare le tue energie. Il nostro consiglio, comunque, è di praticarle tutte e 5 per compiere un ciclo completo. Amanasca. Si dice che la mente possa assumere due diversi aspetti, puro ed impuro. Puro quando è completamente libera dai pensieri ed impuro quando è in preda ai pensieri. Una mente pura è completamente lucida e riesce a mantenere un'attenzione sempre più attiva, presente. Con il tempo e l'esercitazione, questa condizione rende la mente stessa sempre più potente e creativa, limitando lo spreco energetico derivato dal caos mentale. Inoltre, gli antichi Toltechi vedevano il corpo umano come una bolla di energia. Si erano anche accorti che a causa di una vita sedentaria, con l'inclinazione alla routine, l'energia in questa bolla tendeva con il tempo a depositarsi e a deformare uno strato non utilizzabile. Ma perché tutta questa enfasi sull'energia? Perché per aumentare la coscienza di sé, la propria consapevolezza, è necessaria molta energia. A questo scopo si rende utile eliminare tutti gli sprechi che continuamente invece alimentiamo, a partire dal continuo dialogare interiore. Lo sciamano, inibidendo la mente nel suo vagare, la libera dall'indolenza e dalle distrazioni. In questo modo si giunge ad uno stato di assenza dei pensieri, amanasca. In questo stato è possibile sperimentare la chiarezza, la visione non ordinaria e il recupero dell'energia. Bisogna continuare a recuperare energia sperimentando nuove possibilità sensoriali attraverso il silenzio interiore. Bene, iniziamo. Sistemati nella posizione a te più comoda. Prenditi il tempo di calmare il corpo e di aggiustarlo, così da poter rimanere immobile per tutta la meditazione. Inizia concentrandoti sulla respirazione, senza pensare a niente, o meglio, poniti semplicemente come osservatore della tua attività mentale, senza farti coinvolgere. Osserva i pensieri che vanno, i pensieri che vengono, evitando di dare spazio ad un pensiero in particolare. Soprattutto il respiro è la tua ancora per riportarti nel momento presente. Quando poni la totale attenzione sul respiro, diventa tu stesso l'atto di respirare e la nebbia mentale si dirada. Ti accorgi di respirare in modo sempre più calmo e profondo. Senti che con ogni inspiro ti rigeneri, con ogni espiro ti rilassi. Espira e rilassa. Rilassa il viso, rilassa la lingua, discostando leggermente le labbra. Rilassa il collo, rilassa le spalle. Conta solo il tuo respiro, la mia voce e la musica che senti di sottofondo. Espiri e lascia andare le tensioni, le preoccupazioni. E senti che più lascia andare, più scende in profondità.
L'obiettivo è di allontanare il dialogo interno, quello che in genere ti comanda e pilota le tue giornate, e resistere ai pensieri fino alla fine della meditazione. Per farlo, è sufficiente che tu sia presente al tuo respiro. La consapevolezza dell'aria che entra dalle tue narici è la tua ancora. Ora, immagina di stare in mezzo ad un prato ventoso. La forza della natura, che percepisci tutto attorno a te, è così potente da diventare la protagonista. Riempie ogni spazio. Di fronte a tanta energia, tutto il resto si ridimensiona. Ti rendi conto, osservando questa immensa distesa, che quando ti fai coinvolgere dai processi mentali, sei tu a dare loro importanza. Ma ora tutto questo vento li spazza via, rendendoli piccoli ed insignificanti. Osservati nella tua mente mentre spalanchi le braccia. Senti l'aria e senti che puoi abbracciare tutto. E quando riesci a contenere tutto, disarmi i dubbi e le paure. Li privi del loro potere. Senti il respiro che entra ed esce dalle tue narici ed ogni futile dramma perde senso. Ogni volta che vedi sorgere un pensiero, una preoccupazione, aspiralo come fosse energia. Il silenzio ti aiuta a recuperare energia e a sovrintendere ai tuoi centri. Amanasca. La tua mente è libera. Recuperi energia. L'energia che stai recuperando, il prato ventoso. Senti tutto questo. Sei tu che hai il potere ora. Tu puoi recuperare energia quando liberi la mente. Lascia che il vento spazi via tutto. Lasciati rigenerare. Diventa più potente.
Ora la meditazione sta per terminare, ma rimani ancora per qualche istante con gli occhi chiusi, concentrandoti sull'energia del tuo corpo, sul recupero, sullo stato di pace e quiete. Bene, ora fai un inspiro profondo ed esala dalla bocca. Se vuoi, apri con gentilezza gli occhi oppure, se ti fa piacere, rimani ancora rilassato per tutto il tempo che desideri.